Adesso più di qualcuno si starà chiedendo, ma oggi Gavino sta con Diego Della Valle? No, rassomiglia molto a Diego Della Valle, ma lui è Giovanni De Leonardi, noto personaggio, no, personaggio forse eccessivo. Anche però noi eccessivo. Aspiriamo. Buongiorno Giovanni. Ciao, ciao Gavino. Allora, di che dobbiamo parlare oggi? Oggi dobbiamo parlare di questa partita giocata dal Lecce a Roma. Ecco, io dico subito, senza andare in fronte ai particolari, perché ci entreremo più avanti, che a Roma si può perdere. È inutile che qualcuno si rammarichi del risultato, anche perché il risultato sarebbe potuto diventare rotondo, ma fortemente rotondo, se si considerano le 6-7 occasioni che la Roma ha divorato in maniera incredibile, e soprattutto, e lasciamelo dire, quel gol su rovesciata, quella sforbiciata di Osvaldo, che io ripeto ancora una volta, quando un giocatore fa una cosa di quel genere, il regolamento andrebbe cambiato e aggiornato. Anche se fosse in fuorigioco di 700 km, il gol andrebbe convalidato, perché queste sono le cose che rimpagano il costo del biglietto. Cari amici, buongiorno. Buongiorno Mario. Ciao Gavino. Oh, carissimo. Giovanni Leonardi. Vuoi sapere di che si parlava? State parlando di calcio? Del no, Lecce? Stavamo parlando di scarpe, delle scarpe, no, perché se delle scarpe di, calcio, di Diego Della se Valle. Se parlavate di calcio, chiedevo eventualmente di poter intervenire con noi, Mario. A pigliare il caffè non con possiamo, voi. Ci prendiamo il caffè. Non possiamo, grazie, molto gentile. Non possiamo, lasciamelo dire. Entrambi, tutte e due. Non possiamo fare a meno di te, considerato che siamo dei masochisti nati. Va bene. E allora, si diceva appunto di questa sconfitta, perché entriamo subito nei particolari. A proposito di questa partita, prima, scusa se ti tolgo... No, perché io ho 3-4 argomenti ai quali ho pensato questa notte. Partita, ho detto, io ho pensato stamattina, forse avrò le Traveco, ho visto un'altra partita, non capisco nulla di calcio. La cosa è possibile? È possibilissima, per carità, perché nella vita ci possono essere. Però leggere il pareggio, punto interrogativo, sarebbe stato... Fermati Mario, fermati Mario, anche questa cosa, però questo è... Non voglio più parlare. Questo però viene riportato sulla stampa, virgolettato, cioè l'affermazione di uno dei protagonisti della partita di ieri. Ci sta da un punto di vista non c'è della... c'è protagonista o meno dinanzi alla partita certo, di ieri. Certo, poi fare il titolone così per chi... Dinanzi alla partita di per ieri. Chi, Mario, scusa, si avvicina al giornale, legge il titolone e dice, però che scalogna. No, perché proprio di questo stavamo parlando. Al secondo posto rispetto alle idiozie, in quanto la prima poteva essere, siamo stati sfortunati. La prima, no, assolutamente, non esiste partita. Qua c'è Ruggero Palombo, che non è un romanista, in quanto forse filo interista o filo milanista, quando dice che i gol potevano essere 10, sì, non va lontano dalla verità. Stato, è vero o no, fosse Giovanni? Finita 6-1, non avremmo avuto, credo. Ma intanto tre erano normali, con una protezza grandiosa, regolare. Parlavamo del gol della sforbiciata di Osvaldo. Siccome tu altre volte hai detto che avresti comunque dato anche a 670 km fuori gioco, Mario, ieri lo ripeto, non c'era nemmeno quello. Sono convinto che gesti come questi, gesti tecnici come questi, ardimentosi posso dire, e baciati dal risultato finale perfetto, per regolamento andrebbero, come dire, decorati con la convalida di un gol. Però Gavino, e il gol era regolare, il gol era regolare, però consoliamoci col fatto che questa volta l'errore arbitrale non ha condizionato il risultato. Certo. Abbiamo visto che è successo a Firenze, che è successo a San Siro. Sì, gol. Come diceva, in questo caso sì, abbiamo perso un bel gol convalidato, come un bel gesto atletico, però il risultato non ne ha. Tu hai ricordato Firenze e Milano, cioè la partita del Milan, il gol di Sedor, il gol di fuori gioco di Thiago Motta. Vedi, nell'Eneide c'è un passo che dice infandum reina iubes renovare dolore. Non tocchiamo questi tasti in presenza di un noto interista. Al di là di quello, al di là dell'essere o meno, pure io ho visto che Thiago Motta era in fuori gioco, indubbiamente, non è che c'è. Però ecco, vedere quel gol, vedere il segnalino stare là e vedere che non si accorge che quello certo, è tenuto in gioco e tra l'altro dinanzi alla potenza tecnica assoluta, sì, no, è un bel ma a prescindere da questo vediamo se ne volete parlare, ne parliamo, perché matura questa sconfitta. L'analisi
più condivisa è quella dell'approccio, la vecchia parolaccia che io non riesco mai a capire perché si usi questa, l'approccio alla partita non è stato dei migliori, ma intanto si giocava a Roma, una Roma barcellonesca, io l'ho definita nell'articolo di commento, e quindi forse andava arginata all'inizio per vedere cosa matura dopo, affidandosi a quei lunghi lanci della difesa sui quali il povero corpo. Il caffè l'avete preso? No, il caffè non possiamo non prenderlo al bar Imperia, perché questo è un privilegio riservato a moltissimi, sì, però diciamocelo fra me e te, Giovanni. A noi al bar Imperial fanno un caffè speciale. Va bene. Lo fanno speciale. Io invito la gente ad assaggiarlo. Allora, mentre arrivano i caffè, questo approccio è chiamato in causa così, però è anche vero che avevi di fronte una Roma che sul piano del palleggio non ti concedeva un granché. A questo va aggiunto che il secondo me la posizione, come dire, cautelativa di Cuadrado a protezione di un Otto che in fase difensiva qualche difficoltà l'ha incontrata, beh, in questo modo si è fatto sì che al povero Corbia, un eremita lì davanti, non arrivasse una palla che non fosse un lancio dalle retrovie poco addomesticabile. Quello che io non ho condiviso è stato vedere i primi 25 minuti dove il Lecce non ha mai attraversato la metà campo. Una volta tu in una trasmissione dicesti: ma se non si tira mai in porta non si può fare, finisce casomai a pareggio. Guarda caso, la vogliamo ricordare. Ma quella è stata una scelta a quel tempo, perché lui parlava di approccio. Allora, è stato questo approccio, è stato voluto o è stata una conseguenza del possesso palla della Roma? Io mi aspetto che tu possa giocare anche in contropiede, cose che blocchi là e aspetti l'attimo buono, però per 25 minuti non attraversare mai. Io alla domanda di Giovanni devo rispondere. Io non posso, o meglio, sono molto lontano e faccio difficoltà a pensare che Cuadrado abbia scelto di giocare a supporto di Otto. Probabilmente era un'indicazione partita già dallo spogliatoio. Probabilmente i due centrocampisti alti che giocavano così bassi sono frutto di una scelta tattica dell'allenatore. Per questo noi non lo possiamo condannare, perché poteva anche andar bene, però con quella Roma lì, capace di fraseggiare in quella maniera, e soprattutto con il brasiliano che sulla fascia esterna, supportato da De Rossi, Taddei ha fatto quello che ha voluto. È un po' sorpreso Taddei messo a sinistra, è stata una mossa azzeccata. Schierato da difensore esterno, che però ha fatto l'ala oltre che il difensore, questo è in crisi. Però devi dire quella verità, che Cuadrado la fase difensiva la fa. Diciamoci la verità. Diciamo che io non ho ancora capito, Cuadrado, se è un terzino destro. Non lo sa neanche lui. O se è una punta destra. Non lo sa neanche lui. Io ancora non l'ho capito. Oggi vogliamo essere cadere. Non lo sa neanche lui. Forse non lo perché lo ha giocato lui in più ruoli. Non sempre lo su quella fase. Però ieri la fase difensiva l'ha fatta. Però andiamo adesso a delle aiutato cose. Aiutato da Otto. Adesso dobbiamo parlare anche di cose che non sono propriamente, come dire, cortesi. Grazie. Io vi do un dato e chiedo a te, Giovanni, di commentarlo. Io ho tra i pessimi vizi che mi accompagnano, ne ho uno. Vado a vedere i dati della partita. Ti prego. Già fatto, grazie. Vado a vedere i dati numerici della partita, uno in particolare, ed è quello dei falli fatti e dei falli subiti. Intanto voglio ricordare che, salvo che io non stia prendendo una topica, ma questa è una cosa assai improbabile, nelle partite disputate dal Lecce, il Lecce ha sempre commesso più falli dell'avversario. Ieri siamo arrivati al quadruplo. La Roma ha commesso, o sono stati fischiati contro la Roma, 4 falli, il Lecce 16. Se non la matematica non è un'opinione, siamo a 4x4, 16. Ogni fallo della Roma ne vedeva 4 del Lecce. Ma ciò che a me, ciò che mi infastidisce è che vi siano anche i falli gratuiti, perché lo dico con franchezza: una cosa è l'aggressività, un'altra cosa è la fallosità, e mi riferisco ad Olivera. Olivera. Quell'entrata all'inizio di partita che ha, secondo me, il fine intimidatorio, cioè dire all'avversario: attento che fai una brutta fine con me, questo in sintesi. Ecco, io credo che questo non giovi al Lecce, perché poi sconti con cartellini gialli, che ieri sono arrivati anche in ritardo, diciamoci la verità, e tu paghi perché poi entri in difida e poi piovono le squalifiche. A te, Giovanni. Ma io non posso che concordare con te su questa tua analisi del dato dei falli. Poi il dato dei falli, secondo me, poi si integra anche col dato
dei calci d'angolo, 7-1 a favore della Roma, si integra col possesso palla, quindi si integra con le occasioni da gol clamorose, ma è chiaro che si ricorre al fallo quando si è in difficoltà. Almeno io mi ricordo quando giocavo da ragazzino, no. Quando gli avversari miei trascorsi, o anche questo per pubblicitare, però quando vedevi che l'avversario era più forte, spesso Mario, qui ti voglio però breve una scheggia. In genere, direi quasi sempre, chi ricorre al fallo è colui che sta in difficoltà. Certo, evidente che sta in difficoltà, ma ieri quello che mi è sembrato anche strano è che la Roma, con i suoi giovanisti, molto spesso ha fatto i raddoppi di marcatura, per cui anche quando il Lecce ha cercato di ripartire era chiuso da 2, 3, 4 persone addirittura. Ora, questo mi è sembrato abbastanza strano, inusuale, perché perlomeno il Lecce saprebbe farsi valere sul piano fisico rispetto ai vari piccoletti che c'erano. Ma quello che ieri mi ha dato un po' di fastidio era la maniera con la quale questi piccoletti ci hanno quasi irriso. Ecco, sono stato contento che non abbiano realizzato il numero di reti che era previsto realizzare, perché il Bocian che vuole andare a fare il colpetto con la gamba destra quando c'ha la sinistra libera per fare come Pjanić e entrare lui il pallone in porta, oppure il Lamela che cerca di fare l'ultra finezza, però è indubbio che al di là di questo, che sono le responsabilità di questi giovanissimi ai quali Luis Enrique probabilmente darà qualche colpetto negli spogliatoi, resta il fatto che la Roma ha avuto 7-8 mesi di occasioni da Mario, una voce anonima mi ha comunicato che a fine partita Luis Enrique voleva amputare la gamba destra di Bojan proprio per quel tentativo. Ma lo ha tolto, un allenatore che toglie un giocatore in cui crede molto a rischio. Del resto Bojan si è visto quando è andato in panchina un sacco di volte, ha battuto, ha fatto mea culpa proprio. Affrontiamo un ultimo argomento perché poi lo sai, devo andare a cucinare oggi è una cosa, Mario, una cosa leggera, perché in questo periodo si deve mangiare leggeri, ci si avvicina a Natale. Allora, oggi si prende con le cipolline di campagna. Tracchie di maiale arrosto, ma 7-8 non di più. Allora, che cosa volevo dire? In fondo il Lecce ha manifestato ancora una volta, ma chiedo a voi conferma, questa, come devo dire, evanescenza in attacco. E questo, secondo voi, io la mia idea, è conseguenza del modulo adottato? O è perché, diciamocelo francamente, noi attaccanti non ne abbiamo e aspettiamo che attaccante diventi Muriel, cioè che abbia una condizione ottimale e possa risolvere questi problemi? Napoli c'è un proverbio che dice chi stia zitto e saperla si chiama. Però cioè, sai, io sto percepisco in giro anche come scusante l'assenza di Di Michele. Adesso tutti pensano che il rientro di Di Michele possa... E lì, caro Gavino, permetti il mio scetticismo. Qua mi stai chiamando a nozze. Ma tu hai detto bene, la fase offensiva ne risente. Perché ma io non credo che il rientro di Di Michele possa spostare più di là. Diciamoci la verità, Mario, per concludere. Qua ogni volta che c'è assente un giocatore si tende a ritenere che il rientro di questo giocatore sia la panacea di tutti i mali, quasi che rientrasse... No. Messi che rientrasse in esame. La verità è che abbiamo parlato di Pasquato, abbiamo parlato di Gian Donato, non è che cambino molto gli equilibri di questa squadra, che giochi uno o giochi l'altro. Cioè, se io non sono Pippo Baudo o Gerry Scotti, non è che me ne faccio un problema. Accetto il mio ruolo, che è quello minimo rispetto agli altri, così come i calciatori devono accettare. Nessuno a Lecce si chiama Messi, nessuno si chiama Iniesta, infatti, nessuno si chiama Ibrahimovic. Quello che noi abbiamo visto è che sia Corvia, sia chiunque altro, se avesse sbagliato lui, allora dice, ti arrivano i rifornimenti e poi tu li sbagli perché non sei all'altezza. Ma questi rifornimenti non è che arrivano tanto. Quindi non puoi manco dire è colpa di Corvia. Ve la faccio la domanda finale, ve la faccio, voglio due schegge proprio, due scintille. Adesso affrontiamo il Catania. Io personalmente sono convinto che questa sia una partita molto difficile ed impegnativa, non tanto perché psicologicamente si è ritornato nella bolgia del fondo della classifica, quanto perché questo Catania, al quale l'aeroplanino ha dato una fisionomia particolare, in trasferta si fa rispettare.
E si è fatto rispettare in campi molto difficili. Ma ieri il Catania, se vogliamo, ha pagato, ma giocava in casa? Sì, ha giocato in casa, però ha pagato lo scotto di errori individuali, perché Spolli che dà la spinta a Pellissier dopo, proprio platealmente, lo poteva fare prima dell'ingresso del Chievo, si sono scontrati il due, si sono scontrati e due, dunque, e dunque il Catania, Catania è temibile, puoi pensare, ecco, cioè una squadra che può avere delle pecche in difesa, cioè qualcuno può a un dato momento perdere la Trebisonda, urtarsi qua, ma nello stesso tempo c'è una squadra cinica, tra virgolette, quadrata come lo è il Chievo, che non dimentichiamoci, ogni anno lo danno sempre da coinvolgere sulla, nella retrocessione, e poi tacca, dal momento buono fa due vittorie di fila. Come la vedi, come la vedi, ultimata all'omelia di Mario, cosa dice? No, no, è che cosa vuoi che dica dopo quello che ha detto il generale? Io sono d'accordo sul fatto che il Catania è una squadra solida, quadrata, pratica, pratica, perché il praticismo è essenziale. Sì, è vero che in difesa non sono perfetti, ma non lo siamo neanche noi. Però quindi giocano anche senza portiere, per quel che questo è il mio giudizio. Ho l'impressione che il portiere sia però un po'... c'hanno un Maxi Lopez avanti che la palla la sa buttare dentro. Sono giocatori che se bene l'occasione ce l'hanno la buttano dentro. Io voglio manifestarvi un dubbio, ma dovete essere sinceri, sinceri e non sinceri di circostanza, cioè ipocriti. Com'era il caffè? Ottimo. Com'era il caffè? Ottimo. E allora ce ne possiamo andare. Ce ne possiamo andare. E qua veniamo a pigliarci il caffè. Via, andiamo a prendere un caffè da qualche altra parte. No, no, se no è via. Ciao Mario, buona giornata. Tante cose. Tante cose, arrivederci. Giovanni, grazie a te. Alla prossima, ciao.